Accomodati. Ciao. Ciao. Allora. Io penso che, come dice una famosa frase, sì, vi priverò della mia vita privata. Veramente? Sì, perché si è già privata da sola. Quindi me la devo privare. Dire a te e a tutto il pubblico, Jackie Paone è l'unico che se n'è accorto, allora questo è un sondaggio vero. Comunque c'è chi Paone e chi no, io no. Ok. Io mi chiamo Marco. Marco. Okram, al contrario, se vogliamo. Anche se scrivi Marco col dizionario T9 che ti sei dimenticato di inserire, viene Mapam. Ok, allora a proposito di Mapam, adesso voglio fare un collegamento. Comunque volevo dire una bellissima cosa che ho trovato in questi mesi di lavoro sulle rime. Sì. Che la Canalis e la Corvaglia insieme fanno canaglia. Stai fermo, ci sono un due attimo. Coccodrilli, un orangotango e l'Eunuco Orlando. Dove... Mi avevano detto che costava 9,90, già dico 9,90, perché 90? 9, allora fai 10, cos'è? Presa per il culo, no, 9,99. Vabbè, ok, queste logiche di mercato credono che la gente sia veramente stupida, avere quel un centesimo in tasca, che diavolo ci fa, scusa? Cioè, soprattutto è una grana per quello di dare il resto, eccetera. Ma, vuolsi così colà dove si può te ciò che si vuole e più non dimandare. Basta quindi, è un no? E il duca mio a lui, perché pur gride? Non ti inganni l'ampiezza dell'intrare. Avresti parlato così a Elisabetta? A Elisabetta Sgarbi, sì. Ecco, infatti, alla milanesiana forse. E Milano, ecco. Milano è una città molto bella. È molto bella. È Milano. Molto bella perché è discreta e soprattutto perché è un capolavoro di urbanistica, ma un capolavoro assoluto di urbanistica. Credo nel mondo sia una delle più importanti città. Non dirò la più importante perché qui dentro non molti hanno studiato architettura, quindi non avrei l'applauso. Che io rappresento... L'anticristo, ma che c'era l'anticristo? Si chiamava, credo, Apollonio di Tiana. Sì. Tu hai dichiarato questa cosa, che hai capito i tempi dello spettacolo in chiesa. A messa. Ma io sono andato in chiesa da 14enne, subito. Però l'ho fatto per esperienza personale. Certo. Per i tempi comici. Cioè, certo. Cristo è una rockstar ante litteram, sostanzialmente. Perfetto. Ed è, questa non è una novità, lo sostengono in molti, poiché si parla del carisma del Cristo. La messa è tutta basata su sto Cristo qua, perché il Cristo è raffigurato, è la sto Gesù, diciamo, ecco, perché sennò ti sembra che sto dicendo questo povero Cristo, no, povero Cristo, perché è poverino, insomma, avere un padre così, dai, voglio dire, gli ha fatto fare una brutta fine, però... Cristo è, a me piace molto, proprio come filosofo e tutto, ma è proprio un faro, perché i tempi che aveva lui nelle sue commedie erano pazzeschi. Ma quando passa ride tutta la città. Che arrivavi alla consacrazione, che il pubblico si inginocchiava, sì, ci crede, e così prese il pane, rese grazie, lo diede sui discepoli e disse... I dischi andrebbero fatti fare a chi è bravo, non a quei incapaci, ignoranti.
dovrebbero, qualcuno dovrebbe andare a dirgli: senti, tu puoi fare il postino con molta dignità, perché ti ostini a fare il cantante? Non c'è bisogno. Ma lui con grande serietà saluta tutti, fa un inchino e fa...